Buongiorno a tutti. Come al solito i miei colleghi mi danno sempre qualche spunto per fare qualche video. Magliettina dell'Inter proprio per quello, perché si sta parlando appunto di Marotta, ormai sembra una cosa quasi certa che da gennaio Marotta inizierà a lavorare per l'Inter con l'Inter, eccetera. E quindi mh, ci sono i pro e ci sono i contro chi è contento e felice perché comunque arriva un dirigente bravo, preparato, tutto quello che volete e poi naturalmente c'è chi, chi è scontento, io non ho visto il report che cosa hanno detto eccetera, però sentivo quello che dicevano gli altri di tutto sto rebelot che è successo con i biglietti, mica biglietti con connessione con personaggi diciamo come direbbe Moratti poco simpatici. E quindi francamente non lo so, per, anche perché vista la brutta esperienza che abbiamo avuto con Lippi, Lippi allenatore che bravissimo ovunque, bravissimo ovunque nell'Inter, veramente ha fatto di quelle cose, <ride> ma di quelle cose, dei cambi assurdi, sostituzioni assurde, cavolate, e poi alla fine per farsi esonerare. Alla seconda giornata, alla prima giornata del campionato successivo, dopo che hai mandato via fior di giocatori che potevi tenerti e perché prendevi un altro allenatore. Comunque, lasciamo perdere. Quindi, dopo la brutta esperienza che abbiamo avuto con Lippi, un altro ex-juventino addirittura a un livello come dovrebbe essere la posizione di Marotta, francamente. Non lo so, non lo so perché ripeto, bravo, eh? uno dei migliori dirigenti che ci possono essere in giro, però dopo l'esperienza di Sabatini che ha preso di punta in bianco, ha detto me ne vado via perché qua, perché su, perché giù, perché se aveva un attimo di pazienza l'anno prossimo avrebbe potuto fare il mercato che, che voleva, perché finalmente pare che da giugno dell'anno prossimo non avremo più sto FPF, cioè dal primo luglio dell'anno prossimo. Solo quest'anno è l'ultimo anno in cui bisognerà stare dentro nei parametri. Poi hanno fatto nuove cose, nuovi, nuovi contratti, quindi problemi non ce ne sono. Ripeto Marotta come dirigente, tanto di cappello. Il problema ve l'ho detto. Ciò sto fatto qua, ci sono i precedenti con ex Juventini, che siano giocatori, dirigenti, allenatori o quant'altro che non è che siano andati benissimo a parte con Trapattoni, ma Trapattoni era abbastanza una garanzia, che poi, vabbè, a parte lo scudetto dei record, ha vinto ancora una Coppa UEFA, ma siamo usciti in una maniera ridicola con l'Helsingborg. È vero che quella partita fu sfigatissima, prendemmo un bon pali, traversa, Recova sbagliò il rigore, eccetera, e poi si vide l'Helsingborg El quanto fosse poca roba, infatti nel girone venne eliminato da tutti, forse non fece neanche un punto. Però, ripeto, non lo so, non lo so, non... io sono per il no, proprio per quel motivo lì, proprio per tutti i casini che, che ci sono dietro, per il fatto che appunto è, è un ex Juventino, per il fatto che appunto non vorrei che venga a, fa a combinare disastri invece che a fare il bene dell'Inter, come pare abbia fatto l'Ippi dalle ultime indiscrezioni che sono venute fuori c'era la talpa c'era la talpa e la talpa era lui però boh, eh, ripeto come dirigente tanto di cappello prendiamo uno dei dirigenti migliori un, un ottimo conoscitore di calcio un ottimo scopritore di talenti eccetera eccetera e anche uno abituato a lavorare con determinati budget e non con budget enormi infatti pare che non fosse molto d'accordo sull'acquisto di CR7 proprio perché era un vuoto a rendere. Nel senso, prendi un giocatore di 33 anni, è vero che ti fa merchandising, ti fa vendere le magliette, ti fa... però. Dopo non lo, puoi, non lo puoi certo vendere, l'hai pagato 100 e dopo gli dici va bene, grazie, vada, è libero di andare dove vuole, perché a chi lo vendi a 35, 36, 37 anni. Probabilmente anche per quello lui magari puntava su qualche giovane di prospettiva che ti garantisce magari i prossimi 10 anni però a loro serviva per vincere subito, però sappiamo benissimo che c'è R7 quando cambia da una squadra all'altra, prima che vinca la Champions passano 5 anni. Quindi non penso che a 38 anni vada a vincere la Champions, anche perché ha un contratto di 4 anni. Poi vedremo, le vie del signore sono infinite, tutto può succedere. Però ripeto, su Marotta io da una parte sono contento perché arriva un ottimo dirigente, dall'altra non sono contento perché, appunto, punto primo non mi fido, punto secondo c'ha quei belli scheletrini nell'armadio che sono usciti fuori da report, che non sono proprio un bel biglietto da visita da presentare, come buongiorno mi presenta, ah però lei è, è complimenti, un bel applauso, proprio perché comunque la nostra società non ama, quel genere di personaggi storicamente infatti noi oggi per quanto tutti dicano eh, ma Morati voleva moggi, sì ma Morati come si è reso conto come lavorava moggi non l'ha più voluto giustamente quindi è stato un pensiero che è sparito subito bene detto questo vi saluto vi ringrazio fatemi sapere voi cosa ne pensate dell'arrivo purtroppo eh? fortunatamente, a seconda di come la pensate, di Marotta all'Inter, probabilmente a partire dal 1 gennaio del 2019. Vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo ai prossimi video. Ciao!